Progettare un viaggio all'estero vuol dire prepararsi molto prima e innanzitutto un grosso impegno, sia economico, fisico e psicologico. Economico perché oggi come oggi muoversi costa denaro. Eh, fisico perché secondo l'impegno e secondo dove, dove andiamo, secondo le nostre mete, i trofei che ci siamo prefissati di conquistare, eh, ci vuole anche una certa preparazione e poi anche psicologico perché uno eh, comincia a prepararsi molto prima, quindi deve essere preparato al successo, deve essere preparato all'insuccesso, deve comunque partire in condizioni ottimali. Quando Marco mi ha detto che dovevamo partire per il Canada per un'avventura all'orso nero, lì per lì è impressionato un pochino la cosa. Poi ripensandoci bene e con l'aiuto di Marco, credo che quel viaggio, anzi quel viaggio lì sia stato proprio il numero uno nei viaggi di caccia che ho fatto. Vedi, eh? È uh, con l'Alce. Mi ricordo, sì, sì, forte. Ti eh. ricordi che hai detto, <ride> detto se l'inizio è questo, chissà come sarà. No, 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 no. Qui stiamo nel mondo di quark. È vero, hai ragione. Perché uno appena esce da un aeroporto e che sta andando al parcheggio per riprendere la macchina, gli attraversa Nalce. Ho detto oddio, è vero. il buongiorno si vede al mattino. La classica <ride> che dici sempre. È vero, è vero, beh, oddio, è stato comunque. Un buon inizio, considerando che fra viaggio, scali, check-in, controllo armi, bagagli, tasse, eh, noi praticamente da Roma a Smithers ci abbiamo messo circa 20 ore. Bello. Uno ci ripensa dopo, 9 ore di fuso orario, è stata una bella avventura, Dio. Eh, Almeno ci avremo, ci avremo qualcosa da mostrare ai nipoti. ai nipoti. Prima di partire per il British Columbia che come credo tutti sappiano è una bellissima provincia del Canada, mi sono documentato, mi sono documentato con libri, mi sono documentato con esperienze di colleghi, mi sono documentato ricercando tutte le riviste che trattavano della caccia in quel paese e mi sono documentato anche eh, per quanto riguardava le esperienze di persone che sono residenti eh, di, di, di locali perché in Canada ci sono parecchi italiani, mi ero informato com'era la vita, com'era il clima, com'era l'habitat, eh, com'era la mentalità delle persone e allora ci sono andato abbastanza preparato perché eh, sapevo che in quel periodo la temperatura era buona, sapevo che il territorio eh, era abbastanza asciutto anche se noi eravamo partiti per cacciare l'Orso Nero e per vedere delle zone per poter poi cacciare in futuro anche l'Alce. E mi sono preparato anche per quanto riguarda l'abbigliamento che dovevamo portare, perché noi siamo partiti in giugno e in giugno, se qui da noi in Italia o in Europa la temperatura di solito è abbastanza mite, lì era praticamente semi-invernale, quindi noi siamo dovuti partire da Roma-Fiumiceno in magliettina, ma appena siamo arrivati nel continente americano ci siamo subito dovuti coprire bene perché eh, la temperatura non era... Non era abbastanza mite come credevamo. Avevamo fatto già la spesa delle birre e tutto? No, 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 qui ancora, no, no, ma si vede dopo. Eh? Ah sì, ci siamo? Sì, sì, eh, sì, eh, sì. Si, si vede tu e Jim quando siete entrati nel, nel negozio dove, <ride> dove le birre ce l'hanno fatti pagare un sacco di soldi perché in British Columbia, come in molte nazioni del Nord Europa, del Nord America, ti permettono di fare parecchie cose, però le sigarette un pacchetto 10 dollari e le birre costano tantissimo e poi sono molto poco alcoliche, quindi Vabbè, è però. se alla fine bevi e alla Coca -Cola, la Coca-Cola, i succhi di frutta come fanno loro, non sbagli mai, tranquilli. L'aspetto più bello di questo viaggio che abbiamo fatto insieme è stato proprio questo, cioè di scoprire una natura estremamente selvaggia contrariamente a quanto si possa credere e la, anche le persone con cui abbiamo avuto a che fare sono state delle persone eccezionali sotto tutti gli aspetti, dal professionista, dalle guide di caccia. Quindi abbiamo scoperto una realtà che secondo me vale la pena di visitare. Io non, non capisco perché devono avere ah, si fuoristrada così giganteschi... Che non pagano ah, la benzina fondamentalmente. A, no, fondamentalmente. a parte quello, ma però... Eh, i pick up nostri giapponesi potrebbero andare bene uguale, è una cosa proprio esagerata. Più che altro non c'hanno problemi di parcheggio. La polizia noi l'abbiamo incontrata quando siamo andati ad acquistare le licenze per, per i secondi animali. Perché lì funziona così. Tu pratichi la caccia con una licenza, abbatti il primo orso, ti devi fermare. Vai ad acquistare la seconda licenza e, e poi ritornare a caccia. Quando noi siamo andati a Barnes Lake, che è la cittadina di una certa importanza più vicina al nostro campo di caccia, e in quell'occasione abbiamo visto una pattuglia che si sono lasciati fotografare, sono stati molto gentili, tranquilli e giubberosi. Le decisioni quando siamo fuori eh, vengono prese sempre di comune accordo. Cerchiamo sempre in tutti i modi, anche se le esigenze di caccia ce lo impongono, magari di dividerci per brevi periodi, ma cerchiamo sempre di cacciare insieme. Per un motivo semplicissimo: perché le emozioni divise in due sono molto più belle. Un abbattimento di un animale diviso in due è molto più bello. Il non raccontarlo, ma viverlo insieme, è qualcosa che vale la pena, specialmente con una persona con cui uno si trova molto bene. Noi eravamo in tre e non abbiamo mai visto nessun altro cacciatore né italiano né tantomeno canadese quindi le zone sono talmente ampie, vaste anzi eh, telefonando proprio con Jim e, e tramite mail mi ha fatto sapere che loro non riescono quasi mai a completare i loro piani di abbattimento quindi gli vengono assegnati sempre molti animali specialmente io poi una parola questa che non mi piace nocivi come sono gli orsi in quella zona, perché ne hanno talmente tanti, noi poi dopo vedremo dalle foto, dalle riprese, li abbiamo trovati anche dietro le case. E allora, visto che l'uomo ci convive, ne deve contenere, come, come da noi, ne deve contenere la specie. Eccola qua, una targa Beautiful British Columbia, questa è una scritta Meraviglia. che sta su tutte Meraviglia. le targhe canadesi. Ecco qui già abbiamo dimenticato la civiltà. Già abbiamo dimenticato la civiltà. Oh, Questa... Questo è il loggio dove stavamo noi dove stavamo noi. Beh no, stavamo comodi, eh. non ci possiamo lamentare. Addirittura avevamo la televisione col satellite, c'era lo Sky i... canadese. canadese. Io sono riuscito a vedere pure una partita pure direi... una partita. Sì, no, no, di... la sistemazione è stata abbastanza buona. Oh, con la stufa la ah, stufa. <ride> È che la legna lì è molto scadente. C Hanno questo parassita che sta distruggendo le foreste, è una legna che fa un fuoco. devi stare sempre a spezzare legna e, e a caricare caso. la stufa. Questa è la nostra stanza. Questa è la nostra stanza. Sono dei, dei luoghi che la gente ci va, eh, ci vanno i cultori del colpo solo, quindi gli appassionati della carabina, gli appassionati della caccia a palla, N non sono giustamente dei posti eh, destinati ai grandi sparatori. Abbiamo fatto migliaia e migliaia di chilometri, ci siamo sorbiti eh, circa nove ore di fuso orario, abbiamo cambiato quattro aerei. E quindi, un notevole sforzo, un impegno non indifferente per sparare, se fosse andata bene, un colpo solo. Noi, adesso, stiamo vedendo una delle nostre uscite. La caccia, una delle cacce più, più emozionanti belle. che abbiamo praticato insieme è stata quella dalla barca. È una caccia bellissima, guarda, ti fa quasi dimenticare che stai a caccia. Perché tu praticamente eh, ecco, la caccia l'hai fatta in gioventù e anche adesso o a piedi. Io in Kirghizistan l'ho fatta anche a cavallo. E in Ungheria l'abbiamo provata tutti, non la neghiamo. Abbiamo fatto anche le cacce dalla macchina. Benvenga ben dove calessa. si può fare e quando si può fare. Ma qui fare delle cacce dalla barca è stata una cosa emozionante. La battuta che hai fatto te quella mattina quando faceva col freddo, siamo sotto... Ah, siamo sotto tiro, siamo sotto <ride> tiro perché l'accompagnatore anche per farci divertire un po' ha cominciato a dare gas e freddo. quindi abbiamo fatto un tratto molto veloce e in quel momento mh, mi è sembrato di rivedere quei film che ho visto in gioventù sul La Vietnam volta. quando scendevano <ride> lungo i fiumi ed erano sotto bersagliati dal Il nemico. Noi siamo partiti con delle armi espressamente acquistate e preparate per questa avventura. Sia io che Pietro, il mio compagno di tante avventure, ci siamo fatti costruire due carabine, proprio preparare specificatamente due armi con la calciatura in acciaio sintetico e con le canne in acciaio inox perché mh, viste le condizioni, ecco, l'Alaska è sinonimo di freddo, è sinonimo di, di umidità, e tutto il Nord America sono posti molto impervi, sono, sono le terre che qualcuno ancora definisce degli ultimi pionieri. E abbiamo montato delle attrezzature di prima categoria e ci siamo preparati adeguatamente, quindi le armi poi le abbiamo provate sia in bene al poligono, le abbiamo provate in campagna, abbiamo curato le tarature ottimali che non sono state molto lunghe perché abbiamo tarato le nostre carabine intorno ai 150 metri, poi abbiamo fatto una dovuta scorta di munizioni sempre in proporzione agli animali che ci apprestavamo a cacciare. Io ho visto che nella cartuccia il mio accompagnatore nella Gibernetta aveva munizioni di 4-5 tipi, sì, sì, quindi da noi si dice chi ha il pane non ha i denti. E sono io un po' più approssimativi. Molto sono. più approssimativi. Meno, forse perché hanno più disponibilità di, di prede, quindi cercano magari queste sottigliezze, Ma... anche se scappa oggi, tanto c'è domani. Bravissimi. Per noi invece era un discorso legato a una settimana e bisognava concentrarlo e far sì che ci sia c'era un buon risultato. Ma guarda, da quello che si capiva dal loro inglese, poi sai il mio inglese, l'inglese di Marco, l'inglese è un po' scolastico, quindi eh, riuscivamo così a comunicare. Alla fine della settimana ci si era stabilito un certo feeling, ma credo che anche se facevano delle battute, sai, si capisce ben poco. Comunque che... sono molto anglosassoni non ti danno soddisfazione. Non, è... non, è no, non sono magari come. come in tutti i paesi dell'est che quando ti vedono ti fanno il complimento vogliono vedere l'attrezzatura magari fanno un appezzamento sui binocoli sulle ottiche sul calibro allora, lo a loro non gli interessa niente Loro allora, ecco sì. ci hanno fatto fare una prova di tiro sono rimasti soddisfatti e poi dopo siamo andati a caccia Se avevamo le armi sufficientemente tarate a 100 metri quindi a noi ci hanno invitato a nozze anche perché ci ha fatto piacere ricontrollare le nostre armi e magari ecco, prendendo dimestichezza ancora di più con queste armi come ho detto che erano nuove anche per noi quindi abbiamo avuto modo di provarle il giusto ma come dovrebbero sapere tutti i cacciatori più ci spari più la usi e meglio ti viene per quanto riguarda sull'aspetto strettamente legato alla caccia credo che marco fa da padrone perché posso definirlo il mio maestro però per quanto riguarda il mangiare l'albergo e quant'altro faccio io da padrone perché Preferisco scegliere io dove si mangia e dove si dorme. Ecco, come si sceglie un compagno di viaggio? Il compagno di viaggio non si sceglie, il compagno di viaggio viene da sé, quindi praticamente per queste avventure è il tuo compagno di viaggio, quindi il compagno di tante avventure, l'amico del cuore, è una persona con cui hai diviso eh, di tutto, oneri, onori. Eh, avventure belle, avventure brutte hai patito la sete e fame hai condiviso grandi soddisfazioni eh, grosse delusioni quindi il compagno di caccia per un'avventura simile deve essere una persona molto fidata una persona che conosci una persona su cui puoi contare una persona che sei sicuro che nel momento del bisogno che non ci dovrebbe mai essere lui comunque sarà lì io non l'ho dei... visto, ma lui anche il Grizzly, Paolo ha visto anche un lupo, i Coyote li vediamo a bordo strada, e credo qualsiasi, tutte le razze di anatre. L'aquila dalla testa bianca, l'oltre. Ma di... ah, poi questa particolarità dei quad che ti caricavano dietro la macchina, che dove non arrivava il pick up arrivava il quad e ti portavano in zone impervie. Sì ma infatti è lo strano di questi cacciatori che curano tutto meno che l'arma. L'arma per loro è, non è né più né meno che uno strumento, un attrezzo di lavoro. Eh, come ecco, lo è il quad, come è la barca, come è il gommone, eh, come è il fuoristrada, eh, poi hanno tanti accessori che possono servire il vericello, eh, eh, l'accetta per fare un determinato lavoro, delle seghe smontabili. Sono molto attrezzati da questo punto di vista per il recuperare gli animali. Beh, Però Animali di grossa mole, eccolo qua. Questo è incontro ravvicinato con l'orso con l'orso. Questo è stato l'orso. Eh, eh. Allora, vogliamo dare un consiglio a chi ci segue. Eh, per quanto riguarda la caccia all'orso, a qualsiasi distanza verrà avvistato uno dei metodi più comuni per eh, riconoscerne eh, l'età. Il, e soprattutto la mole, la dimensione, è la grossezza delle orecchie. La nostra guida ci ha detto che più ha le orecchie grandi, più l'animale è giovane. Quindi, ecco, tu già da lontano non è ecco, un animale eh, munito di palco, che tu, dalle dimensioni e eh, dalla mestosità delle corna, puoi renderti conto se è un animale giovane, se è adulto. Pregi e difetti di Pietro, ma difetti non, non ne vedo altrimenti non sarebbe il mio compagno di caccia. Se dobbiamo dirne proprio uno russa. E, e poi lo invidio tantissimo perché ha una, eh, ha una dote caratteristica dei grandi condottieri. Che può dormire in qualsiasi posizione, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi pausa tra un'azione e un'altra, può tranquillamente chiudere gli occhi e riposarsi. Questa è una cosa che gli invidio moltissimo. Il difetto di Marco delle volte è che strilla troppo, però, per il resto, non, non gli si può rimproverare nulla. Anzi, è sempre prodigo di consigli, specialmente quando c'è qualche cosa che non va e specialmente nella caccia quando si fanno queste cacce così un po' tra virgolette estreme bisogna avere sempre una persona vicino che magari ne sa un po' più di te Il pregio di Marco è la grande disponibilità a Roma si dice una persona che ha il cuore grande posso sempre dire che su Marco posso contare 24 ore su 24 tipo un pronto soccorso qualunque volta ho provato a chiamarlo per spiegargli qualcosa è stato sempre pronto alle mie richieste, a soddisfare le mie richieste questa è la casa del nostro outfitter anche, anche lì abbiamo visto i controsensi di, di come viene interpretato l'igiene nel resto del mondo e entriamo e usciamo dalle nostre case con le scarpe in tutte le altre